Una folla di circa 800.000 fedeli ha partecipato il 9 gennaio all'annuale processione per le strade di Manila del Nazareno Nero, una statua di legno scuro che raffigura il Cristo che porta la croce verso il Calvario. Secondo la tradizione popolare, il Nazareno Nero ha poteri miracolosi. Questa effigie scampò infatti all'incendio che distrusse la nave su cui era arrivata nelle Filippine il 31 maggio del 1606, al seguito dei missionari agostiniani provenienti dal Messico. La statua si è anche preservata nel corso dei secoli da numerose calamità naturali ed eventi bellici. Per questa ricorrenza, secondo quanto riferito dall'Osservatore Romano, il cardinale Gaudenzio Rosales, arcivescovo di Manila, ha celebrato una solenne liturgia alla quale hanno partecipato circa 50 vescovi e sacerdoti. Nella sua omelia, il porporato ha affermato che i filippini riconoscono Cristo in se stessi quando soffrono a causa della povertà e dell'oppressione. Nella loro devozione, essi vedono l'amore di Dio per il popolo afflitto dalla miseria.